è arrivato il momento di portarvi la mia testimonianza. Sono stata chiamata, convocata da Marie Sanzalone come giornalista. Io insegno anche, insegno scienze alle superiori, e però questa sera vi parlerò di giornalismo al femminile. E ci sono delle colleghe in sala che capiscono bene di cosa sto parlando. Una figura che mi viene in mente quando parliamo di giornalismo al femminile è quella di Matilde Serao. Stiamo parlando del 1856 in avanti. Non potrebbe essere altrimenti. Vuoi perché è napoletana? Era napoletana. Vuoi perché fin da bambina ne ho sempre sentito parlare da mia mamma? Vuoi perché ha fatto la stessa scuola di mia nonna? E vuoi perché ha chiamato sua figlia Eleonora? E quindi ci sono delle cose che me l'hanno fatta sempre guardare con un certo affetto. Quando sono diventata giornalista, all'ordine dei giornalisti, mi sono trovata il busto di Matilde Serao. Ed è stata un po' una figura che... sono figure che ti ispirano in qualche modo, lo dicevamo anche prima, le figure della letteratura, nel mio caso del giornalismo, ti danno quella forza. Non era facile, ma sono diversi in realtà gli esempi cui riferirsi quando si tratta di parlare di origini del giornalismo declinato al femminile. Oggi non ha senso veramente fare una distinzione di genere nel mondo di fare il giornalismo, ce ne accorgiamo leggendo un articolo non firmato. Vi sfido a capire se l'ha fatto una collega, un collega, una giornalista, un giornalista. Non è possibile capire se la penna è azzurra o rosa, perché se il pensiero è libero, non ha senso. Lo aveva invece ai tempi della Serao, in cui occuparsi di cronaca non era tra le pertinenze femminili, ma dette Serao da giornalista utilizzò anche diversi pseudonimi. Il più simpatico forse era Tuffolina, con cui firmava novelle e bozzetti sul giornale di Napoli. Ne ha usati diversi. Così la giornalista scrisse da donna, cose da donna anche, ma ebbe il coraggio, poi scrisse ovviamente anche cose da uomini, ma ebbe il coraggio, che allora veniva attribuito solo agli uomini, che era pertinenza degli uomini, di fondare un giornale Il Giorno. Perché non cito Il Mattino? Perché nel Mattino lei è stata sempre associata alla figura di Edoardo Scalfoglio. Un uomo che comunque mette in ombra quella che è la luce emanata da Matilde Serao, quindi non mi piace parlare di un giornale in cui Matilde compare come cofondatrice. Come accadeva, infatti, una donna aveva bisogno, per essere accettata in società, per fare dei passi importanti, della figura di un uomo che garantisse per lei, da marito, padre, cofondatore. Anche oggi molte donne utilizzano il paramento di uomini in posizioni di potere per realizzare i loro sogni o raggiungere il loro obiettivo di successo. Si fa anche questo, è ancora necessario. Ebbene, una figura che un po' mi fa rabbia per lo stesso motivo è quella di Rina Faccio, e siamo a 20 anni dopo, nel 1876, conosciuta come Sibilla Areramo, che dovette, nella sua corsa verso la libertà che le costò l'abbandono del figlio, appoggiarsi al compagno Giovanni Cena per farsi la sua strada. La scrittrice e giornalista che nel 1899 fu affidata la direzione del settimanale socialista L'Italia Femminile, fondato da Emilia Mariani e Irma Menali Skodnik, in cui si trovò a collaborare con la stessa Serao, dovette a Giovanni Cena la pubblicazione del suo libro più famoso, Una donna. Purtroppo questo libro risentì di qualche ritocco da parte di Cena, cosa che lei gli permise a malincuore, perché lui dovette, a parole sue, risistemare delle cose che evidentemente non erano come dovevano essere scritte. In una società diversa, entrambe le donne di cui ho parlato sarebbero riuscite a portare avanti il loro progetto professionale senza questo espediente, senza dover sacrificare così tanto per ottenere ciò che agli uomini meritevoli invece veniva riconosciuto come diritto. Ciò non toglie che per avere successo bisogna lavorare in gruppo. Credo molto nel lavoro di gruppo. Però oggi ci stiamo abituando a vedere donne che fanno gruppo per lavorare, per fare impresa, donne che collaborano per dare vita a dei progetti. Oggi non ci meravigliamo più
di donne che aprono un'impresa. In effetti, a quanto ci raccontano i dati della Camera di Commercio, la provincia di Avellino è anche in prima linea in questo campo per l'impresa femminile, mostrando anche un notevole cambiamento rispetto a tempi neanche tanto lontani in cui le donne dovevano lavorare, gli uomini comparire. Qualche volta adesso si è invertita un po' la tendenza, sono le donne che compaiono per usufruire di una serie di vantaggi fiscali ed altro, e magari gli uomini lavorano, voglio dire, può capitare anche questo. Alle donne, altre donne sono altrettanto meritevoli di cenno, ma le accenniamo così rapidamente. La prima, per esempio, è Emilia Mariani, nel 1854, sempre alla stessa epoca, socialista e femminista, che collaborò al giornale politico La Donna, fondato da Gualberta Adelaide Beccari nel 1868. Questa Emilia Mariani fondò l'Italia femminile, come già detto a proposito della Faccio, no? Abbiamo nominato prima, sono tutte donne che hanno una relazione, hanno diretto dei giornali, hanno fondato e diretto dei giornali, stiamo parlando della metà dell'Ottocento. Quindi fondò Cronache Femminili, un quindicinale diretto dalle donne lavoratrici. Questa donna fu anche protagonista della fondazione del Comitato Pro Voto Donne di Torino nel 1906, che aderì poi al Comitato Pro Suffragio, che portò ovviamente col tempo, con la fatica, il voto alle donne. L'altra donna è Gualberta Adelaide Beccari, che ho nominato prima, e che fondò appunto la rivista La Donna, il cui scopo era quello di istruire le donne sulla letteratura, scienza, arte, credendo fortemente nel fatto che l'istruzione avrebbe donato quell'autonomia tanto necessaria. Il giornale, poi trasferitosi da Padova a Bologna, prese una connotazione un po' diversa, portando avanti i temi della rivendicazione del lavoro per le donne. È una cosa che stiamo facendo ancora ora. Questa scrittrice, questa giornalista, utilizzò uno pseudonimo, Flaviana Flaviani. Vedete, è una cosa che si ripeteva all'epoca. Tornando un attimo al giornalismo, questo mestiere definisce un mondo variegato e complesso, non è una cosa facile da raccontare, che non è solo fatto di cultura, ma soprattutto di capacità di leggere il mondo che ci circonda, per raccontare la storia mentre si svolge, senza filtri. Riferire una notizia prevede l'elaborazione e la costruzione di un pensiero contestualizzato, presente e consapevole. Scrivere un articolo presuppone una conoscenza della realtà e una collocazione precisa nel proprio tempo, e quindi anche la semplice notizia racconta un periodo storico al di là dello stile e della terminologia che viene utilizzata. In questo non vedo differenza tra giornalismo di uomini e di donne, anche se la diversa sensibilità che proviene da una storia di esclusioni, di prevaricazioni, certamente ha sviluppato dei punti di partenza diversi, delle ottiche diverse tra uomini e donne, oppure tra donne della mia età e più grandi di me e donne più giovani, che rischiano addirittura di perdere quello che è stato conquistato, perché forse mancano un po' di difese sviluppate da noi con il tempo, manca un po' di difese, rischiano di cadere in condizioni ancora peggiori. Però nella scuola, come anche nel giornalismo, la donna ha saputo col tempo occupare il suo spazio di eccellenza e continua ad affermarsi con crescente convinzione al pari dei colleghi uomini, grazie a Dio. Per venire alla mia esperienza personale, per nulla paragonabile alla storia di queste grandi figure, come insomma, da cui mi sono fatta aiutare per introdurre questo pensiero, io curo le pagine del Culturali del Ponte insieme a altre persone, faccio da anni una bella esperienza editoriale. Ma queste pagine erano curate prima da Antonietta Agnerre, che avrebbe dovuto essere qui con noi stasera, ma fortunatamente, per fortuna, ha una supplenza e quindi è fuori. Pesaro, lontano, ma sta insegnando. E quindi la volevo ricordare, semplicemente, così come Giovanni Moschilla, che mi ha preceduto nelle pagine del Ponte, nelle pagine della cultura. E il direttore Mario Barbarisi tiene in particolar modo la componente femminile del giornale, anche se numericamente
non è adeguatamente rappresentata, ma numericamente, perché è la componente da cui non solo si aspetta, ma dalla quale, dice sempre, lo sostiene lui, ha i maggiori risultati in termini progettuali, di collaborazione, quindi è una cosa che fa piacere sicuramente. Ma questo perché? Perché in realtà, soprattutto nelle realtà in cui domina il volontariato, fare giornalismo è importante perché è frutto di passione. E, è frutto di una passione, quindi va assolutamente. Eppure conosco tanti colleghi che lo fanno per lavoro, ma con la stessa passione, perché io sostengo che, e lo dico ai giovani aspiranti giornalisti, fatelo per passione, non per i soldi. Non fate queste volgarità, perché di soldi non ne vogliamo sentire neanche parlare. Non ci stanno, non te li danno, quindi comunque non cadiamo sui soldi, perché il mestiere del giornalista presuppone tutt'altro. Sì. Anche io con un gruppo di amici ho avuto un'esperienza editoriale, però online, un'esperienza che richiama il web. Perché? Perché noi abbiamo parlato di regine di carta, questo è vero, però ne abbiamo parlato perché la carta è il nostro modo di comunicare, è lì che nasciamo, è lì che troviamo la nostra espressione, come è stato già detto. La carta ci permette di dire cose che il buon senso comune non ci permette di fare. Ma la comunicazione digitale ci consente un modo elastico di comunicare, chiaramente dipende dal buon senso delle persone che la utilizzano, e la possibilità di interagire con il lettore che diventa utente, che diventa costruttore di una comunicazione continua in tempo reale, e non è al di fuori della realtà, perché il fatto di poter confrontare quello che scrivi con il commento di chi ti ascolta offre la possibilità del doppio canale che la carta stampata non ti dà sicuramente, o meglio, anche i giornali online senza possibilità di interazione non ti danno questa possibilità. Invece il costruire insieme Wikipedia, vi voglio dire una cosa per cui non ridirete, Wikipedia è una enciclopedia senza pedigree, però un'enciclopedia costruita dagli utenti, controllata dagli utenti, aggiornata dagli utenti. Cioè la voglia degli utenti di partecipare al sapere comune, costruire il sapere comune. E questa è una cosa che ci deve far riflettere. Dobbiamo utilizzare i mezzi dell'emancipazione del pensiero perché diventino nostro strumento, non viceversa. Non dobbiamo essere noi usati, ma dobbiamo fare questo perché? Per non tradire la carta. Tra parentesi, tra i collaboratori di questo portale, che si chiama www.italia, andatelo a visitare perché noi siamo lì e vi aspettiamo, c'è un buon numero di donne e uomini, ma non è una cosa, una scelta, è un fatto, non è una scelta. Rispecchia semplicemente la nostra società, noi siamo così, siamo pari, siamo uomini, siamo donne, viviamo insieme e collaboriamo insieme, diamo ognuno il suo. Per non tradire la carta però, perché è giusto, tengo a chiarire che ritengo il mondo digitale solo un'altra faccia del foglio, quella che possiamo scrivere e riscrivere tutti insieme.